Se stai studiando, e il tempo che dedicaste a ello, a studiare, ti risulta molto pesato e aburrido? Para despertar la magia dei tuoi menti, devo spiegarti come trasformare lo studio in un processo più dinamico, creativo, divertito e, soprattutto, effettivo. Però, hai notato il video di iscriverti mi al mio canale di YouTube per star sempre al dia a cercare il contenuto sobre mente, apprendiscaje e desarrollo personale. Se ti stai preparando una posizione, stai sicura che avrà tutta una serie di temi super pesados. Además, che non ti interessano. A lo mejor, temi relacionati con una legge, con una normativa. E che ti cuesta moltissimo apprenderti. Passas horas leggendo e rileggendo, facendo resumen e schemas. Però sì, sí, a lo mejor se te queda algo, però il tempo che le dedicas ti risulta molto pesato. Vamo a vedere come rivoluzionare tutto questo. Lo primo che dobbiamo hacer è creare mappe mentali, ti voglio insegnare questo quaderno e ti voglio raccontare un'aneddota. Quando io sono arrivata a, a, a Spagna, todavía lavoravo come biologa, todavía non no, 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 no mi avevo reinventato professionalmente e avevo un, un obiettivo. E l'obiettivo era prepararmi una opposizione. E questa opposizione era la opposizione per lavorare nell'Istituto Nazionale di Toxicologia Forense, ya che in Roma lavorava in un, un laboratorio di genetica forense e era lo più parecido possibile. Pues, empecé a, a studiare tenia un problema che per poter fare questa opposizione necessitava la nazionalità, cosa che tuttavia non tengo. che, bueno, poi la vita no mi ha portato per altri cammini e non è un obiettivo che chiederà a complire la mia vita. Però sì sí che tengo il quaderno che mi accompagnò in questa epoca. E questo quaderno, te lo voglio insegnare, come puoi vedere, hai mappa mentale del... del tema e abajo e aggiunto informazione relazionata con alcun concetto clave di questo tema con una informazione specifica che si era per esempio. Ves, il quaderno segue tutto così. Abbiamo tema, per esempio, la, parte, la seconda parte del tema sui social autonomous, i di bucco, además, non sono di bucco sono di bucco e sempre la parte dietro si poniva eh, mi, mi frases o, algún, o alguna informazione che quisiera eh, approfondire. Ti posso assicurare che studiare in questa maniera, anche se moltissimi di questi temi che que erano di eh, cose molto tecniche, eh, per esempio la costituzione, lo diretti o lo dovere, la costituzione spagnola, per esempio, alguna normativa, tutto eh, questo si è mucho molto più ameno e divertido. De eso arrivò un momento che ricordo che apprendermi la Costituzione spagnola, tutti gli articoli, si era trasformato in un gioco. E giocavo con me stessa in eh, buscare la forma più divertente, più creativa per rappresentare quel concetto, quel titolo, quel articolo con un dibujo che fosse utile eh, per me, per poter connettere con le informazioni relazionate. Asicché luego se deve anche dare un cuaderno super colorido e soprattutto super utile para conectar con toda la información. La siguiente manera para transformar el estudio en, en algo mucho más ameno y, y ligero es crear tus palacios de la memoria. También puedes crearlos en un cuaderno. Si por ejemplo no sueles hacer mapas mentales, lo que puedes hacer, te lo voy a enseñar, questo è es il Palacio della Memoria che ho creato per ricordare il contenuto di un tema. Come potete vedere sono di bucco mmm, feios, non fa falta dedicarle molto tempo, hai un ricorrido. Lo importante è lo che tu te immagini, però in questa maniera già il leggero, di stare diboccando, di stare scrivendo le tue parole clave, di stare creando il tu tuo luogo, la tua mappa, questo eh, luogo mentale, questo palazzo in tuo quaderno, già di per sé sì ti aiuta a eh, memorizzare tutto questo contenuto in una forma molto più divertente. E la terza maniera che mi è accaduta per farlo tutto più ameno è Cosa è un tema che ti te risulta pesato? Dopo de aver fatto un mappas, per esempio, lo che puoi fare anche è creare, e su Spotify, perché no, un canale di podcast. E puoi creare piccoli podcast di de determinati argomenti, se a lo meglio no di tutto il tema, però sì sí della parte più pesata o più difficile da ricordare. Vuoi una musiquita bonita di fondo se entrate tu in a farlo bonito e poi avrai tu piccolo canale di Spotify per logicamente, che puoi utilizzare per repassare. Per esempio, mentre stai conducendo, puoi ascoltare il podcast, mentre stai preparando la cena, puoi volver a repassare tal contenuto del, del podcast eh, numero 4, eccetera, eccetera. E potrebbe essere che un'altra maniera divertita per fare che lo studio si haga molto più leggero. E a guardate una cosa, quando lo passiamo bene, quando l'esperienza di apprendimento è placentera allora si attiva l'attenzione, si attiva la, la concentrazione, si attiva la memoria e in addementi produciamo dopamina, però que che vogliamo ripetere l'esperienza. E spero che questo video ti sia risultato utile. Se è così, compartilo con tus amici e con tus amigas. Seguimi in Instagram, encuentras Trombetta Federica mi encuentras come trombettafederica e iscrivetevi al mio blog, federicatrombetta.com. A pronto!